うん。 E benvenuti Popolo di Gran Zero Channel. Questa sera inizio la diretta in modo diverso. Inizio la diretta ringraziandovi, grazie mille interattori, grazie dei vostri commenti, dei vostri like, del vostro supporto, è importantissimo per noi. Ed è importante anche la vostra iscrizione al canale Telegram. Mi raccomando, perché in caso di censura. Sapete, possiamo rimanere connessi. E ora vi presento la live di questa sera e parleremo di soluzioni. Tutto ciò che stiamo vivendo è nuovo, è nuovo per tutti. Qualche volta può generare paura, creare sconforto. E allora pensiamo a creare delle soluzioni, come ha fatto l'ospite di questa sera. Vi presento il nostro ospite, Francesco Carpinteri, del progetto LUTS. Ciao Valeria, è un piacere essere qui. Ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo, tutti e tutte. Ciao che Francesco. Che questa cosa delle soluzioni. Eh sì, ed è proprio così, creare soluzioni, vero? Invece di lamentarsi ed avere paura, che è legittima, è legittima, perché questo è, come ho detto prima, una cosa nuova, stiamo vivendo una realtà che non ci aspettavamo, che non, non siamo abituati però dobbiamo rimanere lucidi e pensare a creare delle soluzioni. Francesco, cos'è Lutz? Quando è nato? Eh, cos'è Lutz? È Luz? Eh beh, molto interessante che cosa sia. È una possibile, più che una soluzione, una delle tante soluzioni. Eh, guarda, la, la definizione più interessante che, ha dato Lutz, che è stata data di Lutz è stata quella di Elisa Renaldini, che è una mia amica, che l'ha chiamato un movimento spontaneo. Perché um, mi, piace, mi piacciono queste due parole insieme: no? è un movimento perché eh, eh, non è una, un partito, una, una società, un'associazione, è qualcosa che è nato quindi proprio. Da qualcosa che ti muove, no? <ride> muovere verso qualcos'altro. È, è stato spontaneo perché è nato spontaneamente. Probabilmente ha raccolto, diciamo così, è stata una gestazione: ha raccolto mesi e mesi di elaborazioni anche interiori, e poi a un certo punto si è materializzato. La notte dopo l'Epifania, tra il 7 e l'8, eh, io mi sono dovuto svegliare eh, di notte, eh, in sonne. <ride> e sono andato a creare un gruppo Facebook dandogli questo nome che mi girava nella testa, che poi vabbè, eh, ha un significato ovviamente, è, è multitasking, diciamo, <ride> perché oltre che essere la luce in, in portoghese, chiaramente, tra l'altro il portoghese è anche il cuore delle cose, il cuore, il nocciolo delle cose, eh, il nocciolo della faccenda. Ho poi scoperto cioè, eh, che nella cabala eh, ebraica ha un significato enorme, è praticamente eh, la luce che non se ne va mai via, è un po' come una specie di sinonimo di della Kundalini, cioè quindi è, eh, secondo i, i mistici, uh, l'ultimissimo ossicino che se ne va nel momento in cui brucia tutto, no? quindi, <ride> quindi la luce che non se ne va mai. Eh, quindi è una sorta di metafora dell'anima in un certo senso nel corpo. Quindi tutte queste cose mi hanno colpito eh, tantissimo perché è come se si fosse voluta manifestare questa cosa, ecco questo, è quello che è accaduto. Ed è nato da un'intuizione, da un fuoco, da un fuoco dentro, appunto da una luce. Da, da una luce. Sì, 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 da una luce. Chiaramente è stato il risultato di una bollitura, come ti, ne parlavamo prima in, in backstage, no? Bollitura è venuta da. E dal fatto che ci sono state molte cose che si sono messe insieme, una specie di patchwork di collage e probabilmente io ero pronto a farmi da, a fare da, da canna di bambù, da strumento perché questa cosa si materializzasse e non mi sono neanche reso conto all'inizio di cosa si sia voluto manifestare. Eh, perché il giorno dopo mi hanno scritto e telefonato dicendo: Ma che hai fatto? Ma ti rendi conto, vai a vedere. <ride> cioè... Però tutte le più grandi cose nascono qualche volta così, da questo fuoco, da questa, da questa um, voglia di fare qualcosa che non si riesce a contenere. Sì, e dove, dove non c'è la mente, allora la mente subentra dopo. Cioè, credo che bisogna essere veramente vuoti, ognuno nel, nella sua maniera, no? Cioè per, se, in, mettersi da parte, fare da, can, da canale, da, da flauto, essere suonati da qualcosa, no? perché altrimenti se stai lì a pensare probabilmente non, non lo fai. Mm, io no, ho, ho capito trovi, questo. Trovi tutti i possibili problemi che possono sorgere. Francesco, ti va che vediamo il video, un, un video che riassume un pochino l'intento sì. di lui? Sì, sì, okay. certo, volentieri, volentieri. Un video che forse tu non hai mai visto. No, non l'hai visto. <ride> Sicuro. Luz? È un progetto di vita che cerca modalità di espressione individuale al fine di rapportarsi tra anime affini e con la realtà che ci circonda. È un gruppo di anime con in comune il desiderio di vivere e di riprendersi gli spazi di libertà negati. È fatto di gente che non accetta più la reclusione forzata, la lettura distopica della realtà, il paradosso inquinato e criminale delle scelte politiche e cerca soluzioni comunitarie. Quindi il gruppo mira a costruire una rete nel territorio di appartenenza che faciliti gli incontri nelle case, nei giardini, nei parchi, eccetera. A che scopo? Eh, lo scopo è la condivisione di ciò che ognuno può offrire, a partire dal semplice esserci. Sono invitati ad aderire a questo gruppo tutti quelli che desiderano vivere l'amicizia attraverso incontri dal vivo, nei luoghi in cui la prossimità possa esprimersi guardandosi negli occhi e scambiandosi un abbraccio. È invitato infine chi ha l'esigenza di affermare il proprio diritto inalienabile e sacro alla vita sociale e alla condivisione. Ognuno possiede talenti che magari nemmeno immagina. Ognuno può offrire un contributo importante se è disposto a mettersi in gioco. Tutti sono i benvenuti se condividono la sacralità della vita e l'inviolabilità del proprio diritto all'autodeterminazione, alla scelta, alla bellezza e persino alla felicità. Siamo individui che hanno l'inalienabile diritto a stare vicini. Giochiamocelo. È bellissimo. Sì. L'inalienabile diritto a stare vicini. Un diritto. Un diritto naturale. Eh, qui ci dimentichiamo che i diritti non li concede qualcuno, qualcun altro. Sono, li abbiamo di default per diritto divino, siamo dei re e delle regine. Quindi, eh, e purtroppo quello che sta accadendo, lo vediamo, eh, è quello di eh, di presumere che i diritti ci debbano essere concessi, no? mentre invece non è così. Insomma. Eh, gli esseri umani, tutti gli esseri viventi su questo pianeta hanno il diritto di, di esistere, di stare vicini o lontani a seconda che, di quello che decidono, ma per loro è inalienabile scelta e insindacabile scelta. Assolutamente. Lutz è suddiviso, è suddiviso in regioni, è suddiviso in macro temi. Ci spieghi questo? Eh, sì, allora, in realtà anche questo è interessante perché è successo. È successo che c'è stato un luz, cioè è nato un luz nazionale all'inizio perché l'idea era quella di, eh, di fare rete, di connettere gli spazi, le, le conoscenze, le situazioni. Poteva essere. Ricordati che eravamo in un momento: eh, se ti ricordi, eravamo in un momento tostissimo di lockdown dove persino sì. uscire, andare a trovare la propria amica e farsi il tè poteva essere è vero. Eh, una cosa. Incredibilmente sovversiva, <ride> e quindi, eh, quindi all'inizio è nato proprio in maniera diciamo così nazionale, non ci siamo neanche posti il problema. Poi nel tempo ci siamo resi conto, ma quasi subito, che, ovviamente, l'esigenza era quella di eh, anche di creare eh, delle sottosituazioni, chiamiamole così. Quindi sono nati quasi spontaneamente dei vari gruppi Lutz nelle città e poi anche nelle regioni quindi sono luz diciamo così cittadini c'è luz milano c'è luz roma c'è torino però ci sono anche che so luz piemonte luz toscana e, e, e man mano quindi le persone hanno cominciato a, a connettersi anche in maniera più eh, come dire più ravvicinata no perché è chiaro che eh, era difficilissimo anche proprio l'idea di spostarsi quando siamo nati siamo nati anche con l'idea di eh, come dire, di fare un unico evento eclatante durante l'estate. Poi ci siamo resi conto, strada facendo, che in realtà non era quello l'intento: l'intento era quello di giorno per giorno invece costruire delle cose dall'incontro andando a da farsi la passeggiata all'evento invece, che ne so, olistico, artistico, mm. eccetera. e Nel tempo, adesso, negli ultimi mesi, però, sta diventando, è diventato sempre più importante quello di. L'esigenza di condividere, cioè di dividerci in gruppi di lavoro, perché ci sono delle tematiche che sono chiaramente più importanti di altre, più urgenti, più anche in, probabilmente se toccano di più la nostra sensibilità. No? Per esempio, tu pensa in questo momento al discorso scuola, no? Eh, che è un discorso, beh, tu non so, che hai dei figli, quindi c'è cioè, un discorso che riguarda tanti genitori. Io, tra l'altro, appartengo al mondo scolastico perché sono un docente, sia pure. L'anno prossimo in anno sabbatico come scelta precisa, eh, ma ehm, voglio dire, la scuola che tra l'altro è qui dietro l'angolo sta creando dei, eh, dei, dei problemi grossissimi ai quali bisogna cercare di dare soluzioni, come hai detto tu all'inizio della, <ride> della dalla diretta, no? E le soluzioni in questo momento sono eh, in in qualche modo anche da inventare, perché quello che sta accadendo è che eh, c'è in, inevitabilmente un, uh, è un momento liquido nel quale il vecchio mondo, chiamiamolo così, è ancora molto presente, ma si sta sgretolando, a me dà l'idea che, che è una facciata, tipo Matrix, <ride> e che basterebbe proprio il classico ditino per buttare giù l'impalcatura, però il nuovo mondo non è ancora come dire, non si è ancora manifestato completamente, quindi siamo in quel passaggio lì, in quella porta. Siamo in transizione. Siamo in transizione, sì, siamo proprio in, per usare un termine abusatissimo, nel bene e nel male siamo in speciazione, no? Siamo in biforcazione, quindi un gruppo di, secondo me, di persone, di anime, di persone, e eh, di, eh, di individui, stanno... Costruendo il nuovo, io lo paragono un po' anche a quello che è successo col crollo dell'impero romano: no? a un certo punto un po' di gente ha pigliato è uscita, si è andata a creare Bisanzio, <ride> cioè, e, se no, perché li stava implodendo tutto. E, e quindi ci vorrà del tempo anche. Quindi i macro temi e i gruppi di lavoro sono quelli, li abbiamo suddivisi, abbiamo intenzione di creare: stiamo creando già una sorta di divisione anche media, media cioè con. Uh, Anzi, magari collaboreremo anche con voi e chi lo sa, perché sarebbe bello fare volentieri. rete. volentieri. Eh, eh, per cui, è una web radio, se ce la faremo un giorno, anche una casa editrice, perché ci sono tantissimi talenti eh, in, che non trovano modalità di espressione, eccetera, eccetera. Poi c'è eh, arte e benessere, perché l'arte, la, diciamo così, l'ambito la, spiritualista, olistico, è, è fondamentale, io credo che. Non possiamo fare senza. C'è cioè, un'idea molto importante che è quella di creare eventualmente un borgo, che è una, non, più che un ecovillaggio, noi lo chiamiamo un borgo, cioè una, un luogo dove, sì, dove le persone possano manifestare i loro talenti e magari viverci anche. C'è l'idea di un opificio, che è una sorta di accademia degli arti e dei, dei mestieri di una volta. Molto bello. È, una, è un ritornare forse a, a, un, a decenni fa dove eravamo più uniti, dove si stava insieme. Vero dove si scoprivano le arti e dove si faceva anche teatro, che ne so, nelle piazze o intorno... Con gli scantinati, al... se tu ci pensi, no? Quanti sì. ragazzi che suonavano il rock and roll nei garage. No, certo, certo, sì. È un ritornare indietro e questo è un bene, in questo periodo particolare, è un bene. Tra anime affini, tra anime che non vogliono essere imprigionate in questo... In questo sistema. Sì. Guarda, ti scrive Fra Maria, che bel progetto, ascoltare Francesco fa bene all'anima. Grazie. <ride> Grazie, Maria. E so, e hai dato un accenno, che Lutz non si ferma agli adulti. No, non si ferma agli adulti nel senso che noi ci siamo resi conto, ehm, guarda, ne parlavamo giusto in questi giorni, con uh, amiche che hanno figli, e che ci sono molti, che in questo momento chiaramente l'adolescenza, lasciamo perdere l'infanzia che sennò no, eh, non, non apriamo questo, questa porta dell'orrore, ma l'adolescenza è eh, in grandissima difficoltà rispetto a quello che sta accadendo. Eh, e ci sono molti ragazzi che si sentono molto isolati. Ieri parlandone con un po' di persone io dicevo, noi ai nostri tempi, tra virgolette, gli anni 60, e anni 70, e quando avevamo delle idee comunque magari eh, non collimanti con quelle eh, dell'establishment, delle, dell del mainstream, avevamo comunque un'identità. So, c'erano so, gli hippie, c'erano i, mm. i paninari, c'erano i Moz, c'erano i rockers, e quindi c'era tanto riconoscimento, c'era tanto supporto. Al di là che fosse giusto o sbagliato, adesso invece i ragazzi sono spesso delle monadi, lasciate a se stesse. Cioè, essere... Mm, come dire, essere un individuo che sfida il branco, non tanto il gruppo in questo momento, tramite sfida, nel senso di con la sfida della propria anima, è difficilissimo. E ci siamo resi conto che ci sono molti ragazzi che si sentono isolati, che vorrebbero dire di no a questa narrazione, e dicono di no a questa narrazione interiormente, e, ma non hanno il coraggio esteriormente di farlo. Perché? Come direbbero la Roma, ne affanno, non hanno quel, quel sostegno che è il sostegno invece del gruppo. no? Eh, calcolando eh, sì, calcolando abbiamo... che per gli adolescenti eh, essere parte di un gruppo è fondamentale, per loro gli amici sono veramente... Eh, mh, non dico la famiglia, ma quasi, quindi sì. essere accettati, la parola, la, proprio la parola accettazione per loro è importantissima e forse c'è una sorta di omologazione anche per questo. Ma, ma, ma assolutamente è così, ma anche perché se tu ci pensi, l'adolescenza e poi l'età successiva è un po' una sorta di differenziazione dal gruppo di provenienza, cioè che dalla, dal nucleo di provenienza della famiglia, per cui tu per trovare te stesso cominci a creare, a trovare quello che è il gruppo, no che è... Eh, l'insieme teoricamente le anime affini con le quali condividi delle cose che ti scegli tu perché la famiglia idea, ipoteticamente perché poi io da, io da spiritualista credo che non sia un caso che te la scegli ma eh, la famiglia viene sentita ovviamente come qualcosa a cui sei costretto nel bene o nel male non te la sei mica scelta gli amici sì come si diceva no? i parenti non te li okay. scegli gli amici sì. sì è vero e quindi è il primo nucleo di eh, eh, di conoscenza no? di, e di identificazione di se stessi. Ma un tempo, fino agli anni 70-80, questa cosa reggeva molto perché eh, ti differenziavi al limite, cioè il ribelle, il ribelle trovava eh, molto, eh, trovava supporto, io mi ricordo, no? cioè le lotte politiche, poi la spiritualità, tutta una serie di cose per cui ti sentivi appartenente. Adesso purtroppo non è più così. Cioè, non esistono più i, i le, neanche le ideologie, no? no? E quindi, magari ci sono delle cose che li uniscono: che può essere la musica, possono essere anche il negativo se vuoi, il positivo che sia, gli sballi tutto quello che vuoi. Ma è la scuola: ma è difficile trovare un gruppo di, per, di ragazzi, che cioè di, non c'è più l'ideologia. E quindi la parte negativa di questo, la parte ombra, è che questi ragazzi sono da soli quindi. Certo. Eh, hanno un bisogno enorme di supporto che però non possiamo dargli noi come adulti, ecco, eh, diciamo che ci piacerebbe molto che il progetto di giovani che noi abbiamo chiamato Luz Young idealmente eh, ovviamente partisse da loro, quindi noi stiamo in questo momento chiedendo eh, queste persone stanno chiedendo, in Luz stanno chiedendo ai loro figli eh, in base al, 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 diciamo così alla perplessità al senso di disagio che loro hanno provato, se, sono, se hanno voglia di mettere insieme qualcosa che, tra l'altro, sicuramente non sarà su Facebook perché tu sai benissimo no. che Facebook sotto i 30 anni non se lo fila nessuno, no? <ride> Potrebbe okay. essere su Instagram, su TikTok, quello se la vedranno loro, però di dargli l'idea che non sono soli, cioè perché a volte non se ne rendono neanche conto solo perché hanno 2500 followers da qualche parte o. Credono di essere insieme tante persone, o dall'altra parte pensano di essere soli. Non è vera nessuna delle due cose. Se sì, ci pensi, è, è proprio così. Ma è in questo momento particolare dove molti adolescenti vivranno la solitudine, molti adolescenti che non vogliono vivere, non vogliono avere la carta verde, chiamiamola così, perché siamo su YouTube e dobbiamo. A girare qualche termine vivranno veramente la solitudine e non una solitudine dettata dalle loro idee, ma proprio una solitudine anche fisica perché non potranno far parte del gruppo, non potranno andare a un concerto, non potranno entrare in un locale, non potranno fare tante cose. E quindi creare un gruppo che troverà degli spazi per divertirsi, per cantare, per, per ballare. Per fare per ma anche per solo, fare, solo per, per riconoscere di non essere soli sì. Sì, sì. è veramente molto 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 importante è molto delicata la faccenda tra l'altro tu hai detto giustamente che saranno isolati anche fisicamente c'è un'altra faccia della medaglia che poi è l'altra diciamo così l'opposto che tanti saranno costretti a rinnegare la propria anima proprio per non fare questo no cioè sentirebbero il bisogno di ma eh, non hanno magari la forza perché eh, altrimenti sarebbero fuori dal branco e quindi, eh, in qualche modo, disattendono quelli che sono i loro desideri per omologarsi e per diventare per essere accettati. E io so che, che questa cosa a livello eh, diciamo così animico non paga, <ride> porta dei, dei casini mostruosi, <ride> no? E quindi. Il fatto di non sentirsi soli, a, me, a noi piacerebbe già questo, no? che loro cominciassero quantomeno a dialogare tra di loro e a capire che ci sono anche delle persone che, mh, come loro, da un'altra parte. E... Sì. Semu ci scrive: Ciao Semu, urge recuperare margini di autonomia, di non dipendenza da sistemi inaccessibili, recuperare l'artigianato come tesoro di indipendenza da lasciare alle nuove generazioni. Sì, sono d'accordo. Questo, per esempio, il discorso dell'artigianato in qualche modo mi colpisce perché ha a che fare col, col discorso che facevamo prima dell'opificio, no? Cioè l'idea di non di lasciare eh, delle, delle sapienze, delle forme di sapienza e di conoscenza e di tecnica che si stanno perdendo per i giovani. Sarebbe bellissimo riuscire a fare questa cosa, no? perché non c'è quasi più niente per questo. Eh, sì. Mike ci scrive che, nonostante la genuinità dell'intento, ha il sapore di un, di un esilio. E questo è un discorso interessante eh, perché eh, torno, alla, torno alla metafora di Roma e di Bisanzio, eh, a un certo punto Roma sparisce e Bisanzio va avanti altri mille anni. Chi è stato esiliato? Allora, io credo dico una cosa molto forte. Eh, se se lo, questa operazione di trasformazione della società, di resettaggio, usiamo dei termini che eh, rigirano quello che, di cui si parla. Se no, passiamo per complottari, funzionerà. Sarà comunque un autogol e un suicidio assistito. Cioè, eh, nel giro di, io non lo vedrò perché, ma nel giro di 40-50 anni tutto questo sistema va al collasso. E non si tratta di esiliarsi da qualche parte, di fare gli Amish. Secondo me, si tratta di creare un'alternativa laddove sarà possibile. Basti. Sono d'accordo, sono d'accordo. E infatti, dai, raccontami, facciamo un bilancio: in questi ultimi mesi cosa è successo? Quante amicizie, quanti incontri, quante feste, quanti eventi sono stati creati Cantissimi. in Luz? tantissimi sicuramente cioè io non credo di aver abbracciato credo di aver abbracciato più gente in questi in questi sei mesi che non in tre anni nel senso che sì sono nate tante cose tanti progetti tanti eventi tanti incontri tante amicizie perché come se tanti amori perché è come se eh, in qualche modo eh, questo passaggio eh, stia permettendo anche alle anime affini di incontrarsi più velocemente e più precisamente. Non so come dire, se mi sono spiegato. Cioè, Nasce da un bisogno. Eh sì, non c'è tempo poi tra l'altro, no? cioè non c'è tempo per poter... Eh, e quindi ci si riconosce molto di più. Eh, quindi sono successe tante cose, sicuramente ne succederanno tante altre. È chiaro che... E questo non significa essere fuori dal mondo e pensare che il mondo non esista o chiudere fuori qualcuno, però sinceramente per me è nato da un'esigenza del fatto che io questo tipo di società non, non lo voglio, cioè sono arrivato a 60, se, se, se sono arrivato a 60 anni per fare questo, guarda, no, <ride> cioè, proprio no, <ride> questo no. è il mio anche perché è una società che non permette l'abbraccio, che non permette lo spostamento, perché quando ci sono i periodi di chiusura non permette quello, quindi neanche di vedersi negli occhi a tu per tu, che non permette una scuola in presenza, e lo scambio di una matita, tanto per dirti, quindi neanche la collaborazione proprio minima, basilare non è una società che, che ci poi vede. sente l'altro come ne un nemico cioè, eh, un sempre. nemico potenziale sempre no? l'altro è comunque, è comunque sempre uh, di default un possibile nemico cosa che tra l'altro non ha assolutamente nessuna aderenza cioè aderenza all'ottava bassa nel livello più peggiore con, con il mondo animale quando, quando si parla degli animali che si devono uh, come dire eh, conquistare il territorio, ma da un punto di vista, tra l'altro, delle nostre conquiste interiori è, un, è una follia totale perché gli esseri umani hanno sempre, eh, hanno sempre desiderato invece collaborare, incontrarsi, abbracciarsi, cioè non è possibile non, e non è più neanche giustificabile perché eh, poi entriamo in discorsi molto mm. che ci portano lontano e eh, pericolosi, tra virgolette, nel senso che <ride> apriamo parentesi infinite, però è folle, semplicemente folle. È, è folle già di default, già in partenza, già nel suo, nella sua, nel suo concepimento, è folle. Cioè... Abbiamo visto poi anche cosa ha portato a un aumento di suicidi, a depressione, a ansia, quindi creare qualcosa. Di alternativo, che è un'opportunità un per chi vuole, perché chi vuole può entrare in LUTS, vero? E anzi, diamo, un, diamo qualche indicazione di carattere pratico. Uno vuole condividere uno spazio, vuole eh, condividere i propri talenti, come fa? Allora, diciamo che eh, vabbè, ovviamente si consiglia di entrare nel LUTS nazionale che è un gruppo di, in cui ci sono più o meno 5.000 persone, e, e poi, vabbè, ci sono questi macro temi, abbiamo detto, no? Quindi se qualcuno vuole poi c'è una pagina che gestisce tutti i gruppi che si chiama LUT Eventi, che, che è connessa a tutti i gruppi. Perché tu sai che la, ci sono, uh, i gruppi sono una cosa: le pagine su, su Facebook. Abbiamo poi anche un gruppo, un canale su Telegram. Se cioè, si è appena creato un canale su YouTube. Comunque poi se qualcuno vuole mettere a disposizione i propri talenti o eh, faremo anche mh, presto un censimento anche di location, di posti dove le persone possano desiderano incontrarsi liberamente, no? C'è cioè, anche anche tre persone, mica devono essere 500 uh -huh. <ride> e basta che um, si iscriva e lo, e, e lo Posti, diciamo così, su uno dei, dei macro temi, dei gruppi che hanno a che fare con i macro temi principali, dei gruppi di lavoro, che essenzialmente sono cinque. Diciamo che, a parte l'obificio e il borgo, che in questo momento sono eh, più o meno in stand-by, perché sono i progetti forse più difficili, che richiederanno più tempo, e noi stiamo dando molta energia a questi tre che sono i media. Per cui, eh, cercheremo sicuramente anche gente con cui collaborare per la radio, per il sito. Uh, eccetera eccetera il arte benessere quindi uno può, può scrivere lì se è un, so, un terapeuta se è un artista eccetera eccetera e poi c'è l'altro che si chiama scuola nuova che è quello che ha a che fare con la scuola diciamo che questi tre in questo momento sono quelli che eh, i, tre, i tre progetti più poi quello sui giovani è, è tutto da creare perché stiamo appunto chiedendo a dei ragazzi di agire in prima persona, no? perché non, non vogliamo fare quelli che i papà e le mamme che guidano qualcuno. Cioè... Anche perché non ci darebbero retta, probabilmente. Esatto, immagino, <ride> immagino io da, da docente lo so che <ride> abbiamo un ruolo simile al vostro di mamme e di papà. No? I Quindi... no, e... docenti, forse un po' di più. Se il forse un po' piace, di più di autorevolezza, sì. magari proprio perché c'è più estraneità. Sì. Quanto secondo te è importante creare soluzioni anche sì. che focalizzarsi sui problemi? È, è tantissimo in questo momento, ma credo che ci sia anche un sacco di gente che lo sta facendo. Eh? Cioè, voglio dire, una delle cose che io noto in questo periodo è che c'è una sorta di rinascimento. Nel, come sempre, io trovo che l'ombra lavori per la luce senza saperlo, no? Veramente tanti di noi, me per primo, non. Uh, non si sarebbero esposti così se non ci fosse stato questo passaggio se non ci fosse questo passaggio disastroso. Ma le soluzioni sono, vanno. Sono assolutamente la risposta ai problemi. Cioè, è da, non, non, non ti puoi non ti puoi assolutamente focalizzare sui problemi. Ti devi focalizzare sulle soluzioni. Certo. Se ti focalizzi sui problemi, sei, sei fregato. Sei fottuto. A avete ricevuto qualche critica, qualche boicottaggio? Uh -huh. Sì, sì, critiche, boicottate. Allora, diciamo che, se devo essere sincero, considerato che sono già passati, cos'era, gennaio, siamo ad agosto, quasi, okay. sette, siamo così, otto, quasi otto mesi, e considerato che saremo una, più o meno tra tutti i gruppi un insieme di 10.000 persone, un insieme variegato e caotico di 10.000 persone, credo che, tutto sommato, episodi... Negativi eh? mm, ce ne sono stati pochi. Ci sono stati, inevitabile. Ma eh, sì, critiche ce ne sono state, ci sono continuamente. Però cerchiamo di andare avanti la nostra strada. E anche di chiaramente di laddove è possibile di capire se sono costruttive oppure no. Ma anche perché nessuno di noi in questo momento ha un investimento. Questa qui non è. <ride> Una, cioè, la nostra non è un'azienda, cioè, cioè, quindi non è che stiamo facendo questo perché chissà dove, magari poi un giorno ci trasformeremo in qualcosa che ne so. Ma in questo momento, è appunto, è un movimento spontaneo: Quindi è un movimento nato dal cuore, nato dal cuore, sì, credo proprio che hai centrato. Beh, solo, solo così si poteva probabilmente materializzare, poteva uscire questo bambino o questa bambina. Raccontaci qualche episodio curioso che ti è rimasto nel cuore di, di Luz, di, degli ultimi mesi. Eh, oh madonna, ma ce ne sono tanti, sai, tante cose. Beh, beh innanzitutto le coincidenze, coincidenze quelle, le presunte coincidenze. Presunte, cioè. Sì, sì, sì. Eh, connessioni di persone che si erano perse di vista e che si sono ritrovate, eh, amicizie che sono nate... Ehm, per esempio, io ho notato una cosa: che qualsiasi evento che non abbia cuore non funziona, cioè, non si toglie di mezzo. Cioè, io ho, fatto, ho visto accadere delle cose che eh, non gli avrei dato una cicca, degli eventi a cui non avrei dato una cicca, e degli eventi su cui avrei firmato che invece sarebbero successi che no. E col senno di poi ho compreso che in qualche modo non doveva essere quella roba. Eh, che quegli eventi non, dove, non dovevano accadere, ma perché c'erano una serie di motivazioni e come se, ecco, mi viene da dire: come se Lutz, come credo, qualsiasi eh, cosa nata dal cuore dalla luce, eh, e penso di poter parlare di luce visto che <ride> Lutz è la luce, e, sì. mh, ha una sua intelligenza e alla quale bisogna ogni tanto dire: ok, fai tu, io mi metto da parte, si è fatto, il famoso sia fatta la tua volontà. Amen, <ride> perché, eh, perché è inutile quando ti ostini, cerchi di fare, non funziona comunque nasce spontaneamente. Nasce spontaneamente. Poi c'è l'aiuto del cioè, poi il uh, devi aiutarti. Ma l'aiutati che Dio ti aiuta. Io lo sento un po' così, no? Cioè, c'è un universo che eh, mette in azione dell'energia, poi tu eh, rispondi a questa cosa, ma nasce da nasce da lui. Poi non so nemmeno di, di chi sto parlando, <ride> da una forza che è superiore. e non Credo che Luz non avrebbe potuto esistere se non ci fosse stata questa forza propulsiva, questo cuore che... Perché io da solo, mh, Francesca dice dal cuore, da un'esigenza profonda e autentica, tanto Francesca è una delle cinque persone che, delle, che fanno parte del direttivo di Luz, perché ci siamo dovuti dare un direttivo, perché perché ovviamente, per una sorta di, <ride> sì, di schema fondamentale di organizzazione poi ci sono gli amministratori nei vari gruppi ma sostanzialmente e quindi ti dico ho constatato questa cosa che ha una sua volontà e che non, puoi, non, non ha senso interferire cioè, devi ascoltare che cosa sta succedendo no? e, e quindi tante delle cose che sono nate in luzza sono nate Spontaneamente quasi tutte e senza quasi una logica. Perché, eppure eh, sta accadendo, credo che sia solo l'inizio perché non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Previsioni obiettivi? Allora, beh, gli obiettivi sono quelli di, di diventare stabili e radicati, di trovare sempre più energia per le soluzioni. Per le, cioè, nel senso che i, i progetti che abbiamo li vorremmo realizzare no cioè nel senso che <ride> e, e poi dovremmo capire anche un po' cosa vogliamo diventare perché il prossimo passo io credo che sarà un passo importantissimo sarà una sorta di network proprio perché tu dicevi che ci sono persone che creano soluzioni in questo momento e non problemi e forse ancora un po' presto ma dovrà credo che sarà un, un passo per creare questo mondo nuovo no eh, quello di Uh, fare rete proprio, fare che non è fare rete solo del web, ma uh, uh, di creare una sorta di, di local, <ride> cioè io lo chiamo così. Cioè, da un lato un qualcosa che riguarda tutti, ma nello stesso tempo una connessione anche tra gruppi vicini. Cioè, sarebbe bello lavorare insieme ad altri. Ecco, nel tempo penso che succederà questo, mi piace. Eh, guarda, già me ne sto, ce ne stiamo accorgendo con, uh, con i media, no? Cioè, eh, ci abbiamo questa mezza idea di collaborare con altre TV e altre radio in modo tale che si crei una sorta di network che utilizzi il materiale di tutti. Cioè, nel senso che a me piacerebbe, per esempio, <ride> che eh, il materiale che mette a disposizione, adesso la lancio lì, poi magari mi... Mi tirate le pietre, ma Ground Zero Channel sia a disposizione poi di Lutz. Quello che produce Lutz sia a disposizione di New Life Radio. Quello che produce, cioè, ecco quella cosa lì. Secondo me un effetto moltiplicativo mi piacerebbe moltissimo. Un'interconnessione fra noi tutti? Sì, creare proprio sì, un network, un'interconnessione mm -hmm. un che permetta poi a tutti di utilizzare i. È un po' come il discorso acquariano della tavola rotonda, no? Cioè, tutti sono seduti alla stessa tavola e tutti sono alla pari. E questo è moltiplicativo, cioè si è visto che questa cosa è moltiplicativa, cioè quando tu unisci l'energia in maniera sana eh, non c'è una progressione aritmetica, diventa una progressione geometrica, cioè, eh, e, diventi una e diventa potente la luce che emani. Quindi dai anche magari fastidio. come... Come capita? Qualche volta. Come capita? Qualche volta, come è capitato anche noi qualche giorno fa, ma non diamo l'energia, insomma. No, basta non, non, non porre l'attenzione verso giusto quella ne, Giusto il necessario perché siamo umani al momento, rimaniamo un attimino così, poi dopo andiamo oltre. certo eh, certo. Sì, sì. E io ti lascio, però, prima vorrei fare pubblicità per chi, per chi è friulano come me. Che ci sarà un evento che mi hai fatto notare tu prima, il domenica prossima. Andate sul Lutz Friuli Venezia Giulia e ci troviamo là. Allora, sì, sì, si chiama contatto ritrovato, e quindi credo che lo che troviate la locandina anche sul Luz nazionale. Sì. E così date un'occhiata a Luz, iscrivetevi a Luz. A, Luz della vostra regione e anche quello nazionale, perché a volte c'è questo paradosso che le persone sono iscritte a quella regione, ma non, non conoscono quello nazionale. Francesco, ti ringrazio, e grazie, grazie te per te. il tuo impegno veramente speciale. Hai creato mm. un progetto speciale, bellissimo. Di cui Mi fa piacere, lo stiamo creando insieme. Grazie a voi, dell'attenzione, nel senso che siete una risorsa importante sarei sempre benvenuto e io saluto tutti vi do appuntamento alla prossima settimana e iscrivetevi a telegram l'ho già detto vero lo ridico un abbraccio grande francesco non scappare che ti saluto anche volentieri dopo. ciao a tutti e un abbraccio ciao